L'ascolterei per ore, ragazzi. È fantastica, ragazzi. Scusate se apro il video così, ma l'ascolterei davvero per ore. Io mi emoziono, ragazzi. Io non so se avete capito un po' come sono fatto. E spero che questa serie stia un po' aiutando tante di quelle persone che mi hanno seguito sempre solo per gli sportivi. Che cosa c'è nelle avventure che porto io? Io vi ripeto sempre di dare un'occhiata a Skyrim, perché secondo me è una delle serie devastanti. Anche quella di Dark Souls 3 è molto bella. Detroit anche, Become Human, è veramente bella. Io, ragazzi, continuiamo, perché veramente non ce la faccio. Non ce la faccio. Veramente... per me è sempre un'emozione. Comunque benvenuti, ragazzi, benvenuti. Guardate che bella atmosfera, anche perché siamo in un luogo magico. Siamo all'interno delle zone buie di Kashyyyk, quindi sicuramente c'è già un'atmosfera magica già lì. Abbiamo già trovato due, chiamiamole, penso due. Tre. Intanto che riappariamo così, tre bestie leggendarie. Il primo su Bogano, quello sotto. Ma forse ce le dovrei avere, ragazzi, eh? Banca dati. Ragazzi miei, adesso gli diamo un'occhiatina tutti insieme. Ma secondo me... Bogano, lo studioso resti di città, flora e fauna, no, guida tattica, Bogano, Ogdo-Bogdo, questa è una bestia leggendaria, ragazzi, il rarissimo Ogdo-Bogdo, mentre il classico è l'Ogdo, ok? Zeffo, lo Jotaz, o Jotaz come volete, però io direi Jotaz. E lo Jotaz rabbioso, altro animale, bestia leggendaria. Vedete che c'è una differenza? Kashyyyk? Opla. Ce ne saranno altri di bestie leggendarie o comunque diverse? Una tipologia più forte di quelle classiche. Qui ce ne manca uno, eh. Ce ne saranno altre? Boh. Allora, ragazzi. Allora. Perlustriamo un po' la zona. Questi non fanno assolutamente male. Ok. Ok, questo l'ho già preso, ragazzi, che era quella parte lì. Ok, qua abbiamo già fatto tutto, dai. Andiamo. Perlustriamo bene tutta la zona. Grazie a tutti, ragazzi, per i commenti che state mettendo, perché è sempre bello che noi parliamo così in compagnia e ci giochiamo praticamente il gioco insieme. Ed è sempre bellissimo sentirvi nei commenti, ragazzi. Lì il ragno probabilmente ci ha anche visto. Non so se affrontare i ragni. Per forza, ragazzi. Qua è soltanto una piattaforma. Mentre... Oh! E che c'è lì, scusate? Dite che ci arrivo? Ci potrei arrivare, vediamo. Ah, non credo ci possa fare a questo punto. For-
Forse da qua? No. Perché no? Come lo raggiungo? Cazzo, il ragno è entrato! Eh beh. Cioè non sono riuscito a girargli. Il ragno si sta arrabbiando. Ok, ce l'abbiamo fatta. Era il nostro obiettivo, no? Incontreremo Tarful. Là dove? Tarful! Ma... quindi noi dovevamo per forza entrare qua dentro per poi salire di sopra. Non abbiamo perso nessuna zona, eh? È incredibile. Perfetto. Tarful, ragazzi. È lui. Ce l'hai fatta. Lui è il capo tribù Tarful. Sono qui per conto del maestro Ino Cordova. Stava cercando un manufatto zeffo. Trovarlo potrebbe salvare i Jedi. Cordova ha trovato saggezza sull'albero delle origini. La sua avrai risposte. È enorme. Non so da dove cominciare. Potresti riuscire a salire attraverso le radici, ma molte sono sott'acqua. Tieni un respiratore. Grazie. Cosa farete ora? L'unica cosa possibile. Resistere. Auguri. Ci rivedremo. Ok, respiratore subacqueo. Ok. Dopo aver parlato con Grizz, Cal, BD sono... aspettate un attimo. Questo lo sapevamo già. Tarful ha detto a Cal di arrampicarsi sull'albero delle origini e Mari gli ha dato un respiratore per aiutarlo nell'impresa. Il respiratore, ragazzi, abbiamo avuto modo di vederlo soprattutto nel primo film della saga, quello con appunto Qui-Gon e il giovane Obi-Wan, dove appunto vanno sott'acqua per incontrare una tribù indigena che poi li aiuterà a sconfiggere i droidi. Nel primo film, praticamente. Non in ordine praticamente corretto del tutto, proprio il primo. Perché noi ci ricordiamo il primo, quello con Luke, Leila e Solo. In realtà poi il primo reale c'ha Qui-Gon e compagnia bella. Quindi in teoria abbiamo già visto un respiratore lì. Quindi non è una cosa strana da vedere per farci andare avanti nel gioco. No, è una cosa che nel mondo di Star Wars c'è. Quindi io mi posso buttare di sotto e andare sott'acqua? Il grande albero. E qual è? Cosa sono? Allora. Iniziamo a percepire di che cosa parlano. L'obiettivo sulla mappa c'è ed è in fondo di là. Il passaggio è sotto questa posizione. Non male avere una mappa che ci spiega... ma è lontanissimo, raga! Poi voglio sentire da voi, e basta dirmi nei commenti cosa succederà più avanti o che cosa si può trovare come oggettistiche e cavoli vari, perché è spoiler. Però vorrei da voi... volete che magari torniamo anche indietro in altri pianeti? Nei prossimi episodi? Allora, in teoria è qua sotto, ragazzi. Allora, in teoria è... qua sotto. Ho visto una roba strana. E quello? È un segreto? Ma dai, raga, vabbè. C'è un quantitativo di tempo? Non penso. Si può stare quanto si vuole. Non vedo altri segreti. Sembra. Per lustrare tutta l'aria è sempre una cosa importante anche per capire, no? E infatti eccolo qua. Cioè, capite che
Bisogna perlustrare. Interruttore. Lì c'è un altro. Ok, ragazzi. Penso che abbiamo fatto tutta la zona. Materiale. Placcato elettro? Interessante. Allora, non mi fa aprire la mappa in queste condizioni, ma credo che a questo punto qui c'è un passaggio. Ho sempre paura, ragazzi, di qualche... Dobbiamo sempre tener conto di qualche animale... Ok, controlliamo la mappa, ragazzi. Siamo in questa zona qui. Non era il passaggio che intendevo io. Noi dobbiamo andare qua sotto. Qui quindi siamo in una zona nascosta per un eco. È un segreto. Un Wookiee si è rifugiato qui, in lutto per un anziano. Rito funebre? Qui i Wookiee hanno... pianto la perdita di una persona a loro cara, un anziano ammirato per la sua grande saggezza. Ah, non si può aprire? Strano, sembrava evidente, vabbè. Sento camminare, raga. Sono i ragni, raga, siamo praticamente dall'altra parte, ok, ok. Allora, in linea d'aria dobbiamo tornare praticamente indietro. Quindi da qua... È difficile, ragazzi, orientarsi senza poter aprire la mappa sott'acqua. Io adesso mi giro in questo modo, così poi la freccia... Ok. E ci orientiamo. Destra. Quindi fuori, destra. Tutto a destra, eh? Dovrebbe essere di qua, raga. Mi sono cagato addosso un attimo per i pesci, eh. Oh, che cosa? Che cosa, BD? Dimmi. Di che hai bisogno? B? No. Chissà che cavolo voleva... Che c'è? Ragazzi, c'è BD che ha scoperto un qualcosa, ma non capisco cosa. Vuoi andare più in alto, B? Che vuole? E che cosa? B, non mi far arrabbiare. Devo andare su? Dove? Cioè, perdere del tempo perché BD non funziona, cioè, o comunque non ci sta... Non stiamo inquadrando precisamente quello che vuole lui, mi girano. Va bene. Ci siamo sicuramente persi qualcosa da scansionare. Per forza. Vabbè, dai, raga, andiamo avanti perché... Sì, sì. O magari parla e basta, eh. Sì. Qua ci siamo già stati. Allora, fatemi vedere un attimo la mappa. Dai, però. Ok, qua sotto, è qua sotto, dai. Qua, qua. Ok. Qui c'è una stanza. No, non mi ci fa entrare. Illustriamo bene. Ok, sembra non esserci nulla. Possiamo tornare su? Partire dalle radici del grande albero, no? Ma dov'è il grande albero? Cioè, è così... È tutta quella distanza lì nella mappa. Ok, siamo passati. Ok. Ragazzi... C'era una frase
Ah, è qua sopra, ok. Stanno combattendo. Ti apre come una cozza, bello. Sono fortissime ste lumache, ragazzi. Voi non avete idea, ma sono delle bestiazze. Oh, bello. Va. Sono veramente forti, ragazzi. Cioè, se mi colpiscono anche solo una volta, mi tolgono un casino di vita queste. Lago delle origini. Ok. Punto abilità. Neanche Tarful li ha tenuti lontani. Sono qui per sterminare tutti quanti. È incredibile, eh? Scusatemi, ragazzi, ma... No! Però ora lo facciamo, raga, per forza. Cioè, non mi... Segreto. Come farei senza la mia fonte di steam? Sei davvero straordinario. Spettacolo. Ragazzi, questa è la perlustrazione, il senso di quello che stiamo facendo. Non dico di scoprire al 100% tutto, ma ragazzi, guardatevi intorno. Non correte sempre. Guardatevi sempre intorno. Perché se voi fate soltanto la storia e andate avanti correndo come dei pazzi, vi perdete un mucchio di roba. Il lago delle origini è molto probabilmente un qualcosa da passare sotto. Ok. Ok, ragazzi. No! No, ste piantine, raga, no. Ma perché? Che infami. Ogdo bogdo. Ah, ok. No, basta. Mi sono inquietanti di brutto. Quelle mi danno i brividi. Vero? Volevo dire anch'io. Oh, anche a te, deduco. No, lo stanno facendo apposta per farmi prendere. Non c'era un passaggio, non mi faceva andare giù. Come mai? Aspettate, studiamolo un attimo. Perché non mi faceva andare giù? Dovevo lasciarmi andare e poi riappendermi, boh. Non so se si può fare. Vedete, da qua in poi non posso più scendere. Ah, ok. Pensa a te, ragazzi. Dovevo lasciarmi andare e poi riprendere. Ok. Ma pensa a te ste piantine, oh. Non c'è niente giù, ok. Andiamo. Stiamo risalendo l'albero, ragazzi. Un albero antico. Oh no! Un intruso! Cosa? Presto! Qualcuno lo faccia fuori! È sempre colpa mia. L'ho fatto scansionare. Il trasporto d'assalto a bassa quota LAAT, noto anche come cannoniera della Repubblica, era un trasporto truppe corazzato. Usato dal grande esercito della Repubblica durante le guerre dei cloni e dall'impero nei suoi primi anni di vita. Incredibilmente agile e maneggevole, consentiva alle truppe di schierarsi o di evacuare rapidamente in qualsiasi tipo di terreno o condizioni climatiche. E quindi è finito sott'acqua. Lo scan era questo, ragazzi.
cos'era quello? Prendetelo! Prendete il Jedi! È stato colpito! Ah, non mi becca nell'acqua? No, mi piaceva l'idea di... Fatti sotto e combatti! Sapevo che sarebbe scappato. Ma chi è che scappa? Non riesco a colpirlo. Se non abbiamo altre unità a lanciarazzi, è un problema. Ho capito. Facciamolo fuori. Colpiamolo! Alleate a te! Sapevo che sarebbe finita così. Presto! E adesso? Prendetelo. Cosa fai? Allora, è stato un po' difficile perché... È stato un po' difficile perché... non ho mai il tempo di utilizzare la forza come voglio io. E questo mi crea un problema. Perché io penso una cosa, ma in quel momento non si può fare... E perdo completamente il passo. Non so se mi spiego. È un po' strano da spiegare effettivamente. Però io ho in mente di fare una manovra con la forza e tutto quanto. Vedo che non funziona e mi vado in confusione, perché devo trovare subito un'altra strategia. Oh, infatti stavo dicendo. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Ho detto, strano che non mi mettono altri segreti sott'acqua. Ed eccolo qua. Ah, hai trovato qualcosa. Emettitore. Beh, gradualmente stiamo salendo. Ah boh. Non abbiamo neanche punti di meditazione vicini, quindi se perdiamo siamo fregati. Cioè proprio alla grande, eh. L'impero sarebbe accorso così in forze su Kashyyyk se non fossimo intervenuti. I Jedi dovrebbero portare speranza, ma ho portato l'Inquisizione. Mari e Tarful si sono fidati di me. Li ho di nuovo messi in pericolo. Cioè io chiedo le cose e me le danno. Punto di meditazione. Cos'è quel disegno che c'è dietro la... Non è strano, ragazzi, quel disegno lì? Che cos'è? Aspettate, vediamo se riusciamo a... Obbligare... Ok. Non riesco a capire il disegno, ragazzi. Ah, è tosta, direi. Oh, merda. Che arma è? Vieni qui e combatti! Vieni tu qua e non rompere le balle, per favore, eh. Ok. Che fa? Potere di Jedi. Andiamo. Che luogo è? Ma stiamo andando giusti. Ah, è qua, ok, perfetto. Oh no! Ora basta!
Chi abbiamo qui? No, no. Di bracca che si crede un Jedi? Avevo detto al grande inquisitore che non saresti stato tanto stupido da farti rivedere qui, specie dopo l'esito della vostra fiacca resistenza. Lieta di essermi sbagliata. Ma perché non è scesa a combattere? Ma che... No, ho frenato. Brutta roba. Ah! Oh! Tieniti! Tieniti! Why, why? Oh no! Ancora! No! Sul serio! Che figo! Dai, Cal, dai! Non sbagliamo, eh! E quello cos'è? La nonna. Dovrei chiamare... Ripensandoci, lei ascolta le loro trasmissioni. Che lo scopra da sola. Scusatemi, quel cacchio di rapace gigante ha preso la navicella spaziale e l'ha scagliata via? Sono ancora scosso, scusatemi. Mi riprenderò comunque. No, perché davvero è stata una discesa incredibile, ragazzi. Ma che cavolo è successo in questo episodio? Kashyyyk è allucinante. È assurdo, ragazzi. Cioè, ma come siamo scesi fino a qua? Cosa c'è, Bibi? Bronzio. Dove siamo? Albero delle origini. Arrampicati sull'albero. Siamo arrivati, ragazzi. Ora dobbiamo risalirlo. Impressionante. Impressionante più che altro il come. È bello grande, eh? Ragni. Sono più di uno. E mi stanno aspettando, ovviamente. Non potete... Quanti? Allora, ragazzi, questi sono da evitare. Se riusciamo ad evitarli... Dai, dai, dai. Ok. Hanno dato fastidio al ragno, ma non troppo. Lì c'è la lumaca. A noi non ci serve tutto ciò. Secondo me è anche un po' fatto apposta che ci danno la possibilità di evitare i ragni. Perché se uno è furbo, dice... Perché devo farmi tutti sti nemici? Anche perché sono forti, raga. Non pensiate di sottovalutare questi animali? Tanto non c'è nulla da prendere lì.
Vedete? Ah, però c'è un passaggio là sotto. Allora, vediamo un attimo. Se qui sotto c'è un segreto... Eh sì, ragazzi. Troppi passaggi. E non capisco il motivo. Ah, è lì. Oh, ci sono arrivato, che culo. Un eco? Per generazioni i Wookiee vi si recavano in pellegrinaggio. L'albero li guidava. Ok, questo era solo un segreto. Ok, albero sacro. È molto più di un semplice albero, è una fonte sacra per il pianeta. Ha guidato i Wookiee nel momento del bisogno. Ok, quindi questa parte qui l'abbiamo già liberata. Poi c'è quel passaggio lì, ok. Quest'altro qua non capisco cosa intende. Forse è proprio la zona dei ranni, che ancora non abbiamo toccato. E toccheremo ora. In modo che ce la sblocca. Sì, ce l'ha sbloccata. Cosa rimane quindi? Perché lì sotto siamo... ce l'ha già sbloccato? Cosa c'è lì sotto? Ah, ok, è solo un segreto e poi il... Ma che cazzo, che schifo che fate? Raga, fan cagare però, veramente. Allora, non posso prendere questo segreto se non le ammazzo tutte, perfetto. Ragazzi, io sinceramente... voglio vedere che cosa riescono a fare. Allora, vediamo un po' come cavarcela. C'è anche la lumachina, che però ovviamente non ci darà nessuna mano. Anzi, sono troppi, raga, sono troppi. È quasi impossibile cavarcela qui. A meno che non facciamo una bella roba, ragazzi. No, 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 no. A meno che... non facciamo una bella roba. Che è... che è questa? Cioè affrontarle parandoci e cercando... aiuto, il... Didi. Il parry praticamente. Eccolo qua. Ce ne sono altre? Guarda, quella si è cagata addosso comunque. Ho sbagliato. Dai, vieni, vieni, vieni. Visto, ragazzi? Come si fa? Boom! Ragazzi, queste sono robe che ti fanno veramente... sta lumaca è assurda, ragazzi. Ma poi toglie anche tantissimo, eh. Devo provare qualche potere, vediamo, eh. Allora, c'è questo. Posso anche rallentarla. Ok, andiamo. Ragazzi, guardate che non è... molti... molti scappano, eh. Quindi non pensiamo sempre che è tutto... ah, facilissimo. Vediamo cosa hai trovato. Nuovo poncio. Girovago. Qual è? Questo? Boh. Più bello quello rosso. Ne abbiamo presi parecchi, ragazzi. E devo mettere che... finora quello rosso è il più... anche questo è carino, però rosso mi dà... mi piace. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo perlustrato anche questa. Quindi l'unica via è quella, visto? Altra zona fatta completamente. Senza paura. Si provano ad affrontare le cose. Anche se vi dico che effettivamente i ragni... fanno veramente schifo in sto gioco, eh.
lumachina ti iscrivi. Lo sapevo che ce n'era un altro. Vengono. Perfetto, andiamo. Allora, né da un lato né dall'altro c'è qualcosa. Cioè, noi abbiamo sbloccato tutto. Perché? Ah, ecco, si può perlustrare un attimo. Cosa? È assurda, ragazzi, sta cosa, però. È della perlustrazione in tutto per tutto, proprio. Eravamo obbligati a fare questa strada. Non saremmo mai saliti di qua. Oh, cavoli. Shh. Non sappiamo chi è. Lui ha fatto fuori la nonna sorella. Ha fatto... Siamo sicuri che è la nonna sorella... sia morta? Io non ho tutta questa certezza che la nonna sorella sia morta. Perché ne sono così certi? Sono le piume. Trovato niente, BD? Amico mio, Darful ci ha guidato qui parlando di una gloriosa creatura chiamata Uccello Sciglio. Ha detto che è il protettore della foresta, così raro da essere quasi leggendario. Mi piacerebbe molto ricercare a fondo questa creatura, ma l'Astrium deve essere la mia priorità. Spero di tornare un giorno e di cercare lo Sciglio con Tarful. What? Che succede, ragazzi? No, eh. Oh. Alzati, prova di nuovo. Continua a fallire, maestro. Davvero? Bene. Continua a cadere, continua a rimetterti in piedi. È l'unico modo per avere successo. Non farti intralciare dal tuo ego ferito. Non accampare inutili scuse. Non cedere alla paura di perdere e rimettiti in piedi. Andiamo. Forse il doppio salto. Quello di... cioè, lo stavo cercando da 600 anni. Bene, ora vieni qui da me, puoi farcela. Premi mentre sei in aria per eseguire una capriola Jedi. Sì! L'importante è rialzarsi sempre. Finché ci rialziamo, possiamo vincere. Sono tornato quello che ero prima dell'epurazione, prima che il mio maestro morisse. Abbiamo imparato tutto, ha detto praticamente in parole povere. Sono tornato quello che ero prima. Si è ricordato tutto. Cal ha ristabilito la sua connessione con la forza. Sono disponibili nuove abilità. Assurdo. Quando eseguo una schivata di precisione, Cal rallenta i nemici per breve tempo e recupera una piccola quantità di forza. Aumenta tutti i danni inflitti con la... Allora, aspettiamo i 3 punti e facciamo questa, perché aumenta i danni, è clamoroso, eh. Aumenta i danni, è clamoroso. Ha un'attrazione potente che trascina gruppi di nemici verso... Mamma mia. Io direi di aumentare la potenza della spada, ragazzi. Può essere un upgrade devastante. Continuiamo così. Continuiamo così. Non sta andando male, ragazzi. Non sta andando male. Adesso vediamo che cosa succede. Perché vorrei anche capire dove ci vuole portare. Cioè, perché sono arrivato qua? È in alto e non lo possiamo ancora vedere.
È qua in alto? Ah, ecco qua. Ma vaffan brode. Ah, qua ci vuole il doppio salto fatto bene, però, ragazzi. Questa è proprio una roba del tipo o la fai bene o non la fai, eh. Anche troppo eravamo andati oltre, però mi sa. Bella la capriola, ragazzi, bellissima. È ferito. Facciamo qualcosa. E che facciamo? Darful, vecchio mio. Beh, un po' all'improvviso. Un po' all'improvviso. Però ci sta. Ci sta. All'improvviso, ma ci sta. Mica miseria, abbiamo già superato i 45 minuti. Ok, ragazzi, allora fermiamoci qui, così almeno abbiamo anche l'hype e la sorpresa di capire che cavolo succede dopo. Perché adesso non so se... cosa succede? Cioè, lo aiutiamo? Boh. Sinceramente non lo so. Io direi di buttarci giù un bel po' di hype per quello che succederà dopo. Fatemi sapere ovviamente tutto nei commenti e... ovvio che questa settimana sarà una settimana devasto, perché secondo me ora che siamo arrivati a sapere un po' tutti i poteri della forza, perché credo che abbia sbloccato tutti i poteri a questo punto, credo che, non dico che siamo alla fine, ma stiamo viaggiando verso. Quindi secondo me questa è una settimana importante e spero che sia un buon inizio di settimana per tutti, un buon lunedì. Grazie a tutti per aver visto questo video, fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate e ditemi se volete, appunto, dopo, appena abbiamo la possibilità di tornare sulla nave, di vedere, di fare un po' di backtracking in altri, nei pianeti passati. Un abbraccio, un bacione, bella, al prossimo video, ragazzi. Mamma mia che episodio, la discesa fighissima, discesa fighissima. Non ce n'è.